Con saluto che noi usiamo come nuovi stili di vita nei momenti che, come questo, no? Di incontri, momenti importanti. E vi spiego questo saluto che si fa così, no? Amen, alleluia, giustizia e pace e salvaguardia del creato. Allora, amen, sapete che cos'è? Così, no? Così sia. Nei confronti proprio di un Dio che ci ama tanto. Ecco, è veramente così. Alleluia, la bellezza proprio, la gioia, no, di sentirsi amati. Ed è anche molto ecumenico, perché tutte le chiese cristiane usano l'alleluia. E poi giustizia e pace, salvaguardia del creato, è la trilogia ecumenica, che le varie chiese ecumeniche si stanno impegnando insieme. Allora, lo impariamo e così dopo iniziamo con questo saluto. Allora, amen, alleluia, giustizia e pace, salvaguardia del creato. Quindi le mani significano l'impegno del salvaguardia del creato. Ci mettiamo in piedi e allora iniziamo così. Amen, alleluia, giustizia e pace, salvaguardia del creato. Sedetevi. Oggi parliamo nuovo rapporto con le persone, che sarebbe il secondo dito, no? Il primo che è l'indice e questo che è il medio, no? Nuovo rapporto con le persone. Ieri abbiamo fatto un nuovo rapporto con le cose. Alla fine vedremo tutta la mano, tutte le cinque dita. Le relazioni umane. Sappiamo che oggi non è facile vivere relazioni umane, anche perché viviamo una povertà relazionale sempre più forte. Corriamo tutto il giorno, no? Abbiamo mille affari, mille vicende, mille cose, e alla fine magari ci dimentichiamo dell'altro, dell'altra, degli amici, della famiglia, via dicendo. Le relazioni. E noi siamo fatti di relazioni. Non possiamo vivere senza relazioni, siamo esseri relazionali. Ormai tutti lo stanno dicendo, dalle scienze umane alla filosofia. Oggi vi ho parlato dell'economia della felicità, poi per non parlare della nostra fede, del nostro credo, che ci dice che Dio è relazione d'amore. Qui è il Natale, Dio si è fatto relazione, si è incarnato fino. Quindi siamo fatti di relazione e abbiamo bisogno di relazionarci. Allora bisogna imparare a relazionarsi, perché non è facile. Due cose, per esempio. Ho trovato un giorno una frase di un anonimo che è veramente bella, che mi ha fatto molto riflettere e la uso molto, che dice questa, sentite questa frase: le persone esistono per essere amate, le cose esistono per essere usate. Se c'è tanto caos in questo mondo è perché le cose vengono amate e le persone vengono usate. È veramente molto bella, molto profonda. Allora noi dobbiamo imparare ad amare le cose o le persone? Le persone. E a usare le cose. E non è facile questo. Allora, per esempio, è importante, per aiutarci a fare questo, una cosa importante è il volto, i volti. Anche qui spesso non guardiamo i volti, soprattutto oggi che siamo tutti di fretta, di corsa, no? E non guardiamo più il volto. Guardate che il volto manifesta tantissime cose. Quando vedete uno che sta piangendo, cosa pensate? Che c'è qualcosa, c'è un problema, via dicendo. Uno che veramente sorridendo, vuol dire che sta vivendo qualcosa di bello, no? Cioè, quindi il volto manifesta, dobbiamo imparare a guardare loro i volti e osservarli anche. E anche imparare ad andare oltre i volti, perché a volte ci capita che vediamo davanti a noi una persona, un volto, abbiamo la prima impressione, magari no, ci chiude la porta, oppure ci dice no, non vi voglio, e abbiamo questa impressione e magari, chiaro, abbiamo una reazione non certo simpatica, no?
Però sappiamo cosa c'è dietro. Perché magari è arrivato a chiudersi la porta? Provate a pensare, magari poco prima ha vissuto una cosa molto dolorosa, difficile, oppure un conflitto familiare di quelli, no, pesantissimi. È chiaro che non ha tanta voglia di aprire la porta a qualcuno. Ecco, dietro ci possono essere, no, veramente dei problemi. E allora vedete che se noi andiamo oltre a quella prima impressione, forse percepiamo. E allora forse in questo caso diventiamo più misericordiosi, più capaci, no, di capire, di comprendere. Io, guardate, nella mia esperienza mi è capitato che mi sono trovato davanti alle persone dove ho fatto una mia impressione, a volte anche un giudizio, e poi quando sono entrato nella loro casa o nella loro vita mi sono accorto che avevo sbagliato completamente, che la mia impressione era proprio sbagliata, anzi che l'avevo anche giudicata. Ecco. Allora questo è importante, ecco, la relazione che va oltre, no? Ecco, per capire veramente cosa sta in profondità. Ecco allora che c'è l'altra dimensione che noi chiamiamo ascolto, perché molte volte bisogna fermarsi a ascoltare. Allora nell'ascolto tu riesci a percepire quello che sta in profondità. E quando una persona si sente ascoltata, vede davanti a te una persona che si dispone all'ascolto, allora si apre e ti racconta la sua vita, la sua storia, come avete senz'altro percepito queste visite, no? Ecco, quando si sono trovati davanti a voi, disposti proprio ad ascoltare, mi avete raccontato, no? Ecco, le persone si sono aperte, hanno raccontato la loro vita, no? Le loro storie, via dicendo. Ecco l'ascolto, quanto è importante. Allora adesso facciamo un'altra cosa, perché un altro aspetto che oggi rende difficile le relazioni, è la comunicazione. Siamo fatti di comunicazione, oggi, no? Poi la tecnologia moderna, no? Quanto condiziona nella comunicazione. E la comunicazione a volte diventa un ostacolo, a volte diventa importante, ma a volte diventa un ostacolo. Vi facciamo un esempio solamente, cosa significa la comunicazione, cioè comunicare, no? Un fatto, un avvenimento, notizie. Adesso chiamo qui quegli 8 che ho chiesto di darmi una mano, venite qui. Mettetevi davanti, ecco, davanti a noi, così. Ti metti qua, così dopo tu mi riferisci a tutti. Adesso, questa è una dinamica che si usa, no? Chiamato anche il telefono. Ecco, io faccio partire una frase, ecco, una frase che trasmetto a lei. E poi lei trasmette a lei, fino là in fondo. E vogliamo vedere che cosa arriva là in fondo. Voi dovete solamente trasmettere una sola volta. E tu quello che hai capito trasmetti. Non puoi dire ripetimi, no. Quello che si capisce si trasmette. Fino in fondo. Adesso io ti dico la frase in orecchio, dopo tu la comunichi fino in fondo. Andiamo alla festa per incontrare amici, ascoltare una parola di speranza e per diffondere giustizia, pace e amore.
Allora trasmetti a tutti quello che ti hanno trasmesso. E trasmettere la parola. Ecco, questa è la frase che è arrivata qui. Mentre la frase che è partita qui è: andiamo alla festa per incontrare amici, ascoltare una parola di speranza e diffondere giustizia, pace e amore. Però abbastanza, Questo caro sono state abbastanza fedeli. Ecco, ma se fate questa dinamica nei gruppi, eccetera, vi accorgete che molte volte parte una frase e arriva, anzi, una frase col senso contrario, cioè la difficoltà della comunicazione, no? Come accade anche nei nostri, nella vita quotidiana, dove uno trasmette la notizia, l'altro la cambia, la altera e poi viene fuori, no? Che questo tale ne ha combinati di tutti i colori. Gli arriva l'agonia pubblica, no? Eccetera. Ecco, dobbiamo stare attenti alla comunicazione. Ecco, quindi saper veramente trasmettere, essere fedeli, no? Ecco, e qui ci vuole veramente imparare ad ascoltare, comunicare e via dicendo. Allora adesso, nella parte, nel lavoro di gruppo, vi facciamo fare tre laboratori, tre momenti del laboratorio, proprio per educarci, no? Alle relazioni. Il primo momento sarà questo, chiamato origami relazionali. Origami, la tecnica delle piegature, in questo caso relazionali. Allora, prima di tutto voi vi fanno leggere, i vostri animatori, vi fanno leggere una bella frase, un bel testo, che lo leggete insieme. Poi vi mettono davanti questo modellino, che è praticamente un foglio piegato, che ha solo tagli e piegature. Non viene tolto e aggiunto niente. Voi dovete rifare lo stesso modellino, senza toccarlo, guardandolo quanto volete, da ogni lato, no? E dovete rifare lo stesso modellino. Poi, dopo questa parte, partiamo col secondo momento. Si chiama il talk stick, il bastone della parola, il bastoncino della parola. Allora vi mettete in forma di cerchio, dopo gli animatori vi spiegano meglio. Adesso, mettete in mezzo questo bastoncino ed è un metodo per imparare ad ascoltare. Chi parla, condividete per esempio la cosa bella che sta accadendo in questo campo, una cosa bella, no? Chi parla, chi vuole parlare, prende il bastoncino in mano, tutti gli altri devono ascoltare, mentre quello ha il bastoncino in mano, fino a quando lo ripone in mezzo. Se, fino a quando lo ripone in mezzo, bisogna solo ascoltare, con attenzione. Poi un altro prende il bastoncino e ha il diritto della parola. Così impariamo, no? Veramente ascoltare, ecco, a condividere. E alla fine facciamo fare anche qui un test. Sono, mi sembra, 19 situazioni della vita quotidiana, della vostra vita, dove sono tre risposte, A, B, C. Dovete scegliere quella situazione vostra, la situazione vostra, quello che di solito fate. Quindi segnate, poi andate dai vostri animatori, vi danno i punteggi in base alla situazione che avete scelto e vi danno anche il profilo. Ecco, com'è il vostro profilo? Ecco, se siete una persona di relazione o se siete solo amici da bar e via dicendo. Sono tre profili anche qui. E poi ritorniamo qui tutti insieme e concludiamo con un momento conclusivo.